Era tutto pronto per un altro unboxing, ma alla fine, vista l'uscita del primo numero delle grandi saghe Disney, nuova iniziativa editoriale di Panini Comics, che a cadenza settimanale presenterà appunto le grandi saghe disneyane, ho deciso di proporvi in maniera piuttosto veloce per la sua realizzazione l'unboxing proprio del primo numero, che ho acquistato insieme al Topolino. Tra l'altro consideratelo come un lancio, un'anteprima del prossimo video della mia serie collezionistica, visto che sarà proprio dedicato alla saga con cui la serie inizia, ovvero la saga della Spada di Ghiaccio. In questo primo volume troviamo la ristampa della prima storia, Topolino e la Spada di Ghiaccio, pubblicata originariamente sui Topolino numero 1411, 12 e 13 del dicembre del 1982. Sfogliando l'albo, la carta risulta essere di una qualità molto simile a quella proposta diversi anni fa per la serie Disney Anni d'Oro, a cui dedicherò in futuro un video all'interno della mia serie collezionistica. La grafica interna invece è abbastanza pulita, anche se secondo me ci sono alcune cose da sistemare, come ad esempio la cornice colorata per quel che riguarda il primo articolo e il titoletto sopra relativo alla sezione, che secondo me dovrebbe restare soltanto sulla prima pagina dell'articolo stesso. I redazionali comunque risultano buoni e ben fatti, curati da Davide Del Gusto, però nel complesso si lasciano preferire i redazionali presenti nel volume che l'Aggiunti dedicò alla Spada di Ghiaccio qualche anno fa. Altro elemento che un po' mi disturba è che non viene specificato su quale numero della serie ci sarà la prosecuzione della saga. Indubbiamente molto utile, nell'ultima pagina l'anteprima addirittura in questo caso dei prossimi due volumi, cosa che spero possa rimanere, e spero anche che in questo inizio non si pensi di alternare troppe saghe una all'altra per far aspettare in maniera eccessiva i lettori per il prosieguo della saga preferita. In ogni caso non credo di acquistare tutti i numeri, ma semplicemente mi concentrerò su saghe inedite e su altre particolarmente interessanti che magari non hanno ricevuto delle raccolte in volume o di cui, come per esempio per Storia e Gloria, non posseggo un'edizione con redazionali di approfondimento. Detto ciò, invitandovi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, vi do appuntamento relativamente alla Spada di Ghiaccio al prossimo video della mia serie collezionistica. Saluti a tutti!